Il sogno di realizzare un CD a Petra è cominciato a girare nel mio cervello 5 anni fa. Sono stato in Giordania a suonare con dei musicisti beneventani, con Aldo Galasso, accompagnato da un fotografo che ora vive e lavora su Milano, Lorenzo Palmieri, un carissimo amico. Appena ho visto Petra ho espresso il desiderio di suonare a Petra. Non avrei mai immaginato di poi di realizzare un album del sito archeologico di Petra. E ora ci sono riuscito e sono contentissimo. Ovviamente le cose non si fanno mai da soli, è sempre bello essere accompagnati, è importante essere accompagnati da altre persone. Noi quel periodo dormimmo nel deserto di Vadurano, sempre con gli amici beneventani. Fu un'esperienza magnifica. Poi sono ritornato 2 anni fa sempre a Petra, e lì che ho incontrato personaggi che sono qui oggi nel nostro territorio, personaggi che sponsorizzano l'Orchestra Nazionale Giordana, dei mecenati e non solo, sono degli esperti in diritto d'autore e fanno del bene al mondo arabo. Ho avuto la fortuna di conoscere tramite anche la manager dell'Orchestra Giordana il commissario capo, il vice commissario capo di Petra, che sono qui oggi. Hanno ricevuto tra l'altro una cittadinanza onoraria dal comune di Sant'Angelo a Publo, che ringrazio personalmente per aver dato la possibilità di suonare il primo concerto di questo progetto nel mio territorio, perché è sempre importante, per quanto mi riguarda, partire sempre dal proprio territorio. L'album ancora non è uscito, uscirà a fine aprile, e la mia idea, ancora da concordare insieme a UNESCO, che è partner ufficiale del progetto, è quella di regalare l'album, quindi dare la possibilità a voi, a tutti gli appassionati, gli ascoltatori, di scaricare gratuitamente dal mio sito l'album e poi effettuare una donazione libera volontaria a me piacerebbe sia all'associazione che gestisce l'Orchestra Giordana, ma anche all'associazione che lavora, che collabora nel sito archeologico di Petra. Come dicevo prima, le cose è difficile realizzarle da soli, e per quanto riguarda questo album, tutte le composizioni sono mie, eccetto una che sicuramente riconoscerete, anzi ve l'anticipo, è Smile di Charlie Chaplin. E per l'occasione al mio fianco c'è stato un carissimo amico, il quale sono amico da sempre, quando eravamo piccolini, e la mamma ne sa qualcosa
i danni che combinavamo, ed è un grandissimo musicista, flautista, e per occasione ha arrangiato le mie composizioni. Un applauso per Sergio Casale.
Thank you.
Ha ha ha.
Thank you.
Casale, Catalina Marchetti, Anna Maria Matura, Fred Brunfi, Marcella Ardobè, Marco Panoni, Fernizio Lorenzo Paci, questo concerto con un brano al quale tengo moltissimo, l'ho composto giusto 4 mesi fa ed è dedicato al mio nipotino Pierluigi, Ninna Nanna per PG. Grazie. Thank you.